Un ritorno alle origini, così è stata definita la settima edizione della Santiago in Rosa, presentata il 21 giugno a Villa Walter Fontana, Capriano di Briosco. Una manifestazione, organizzata ogni anno dalla Olus Cancro Primo Aiuto, volta alla raccolta di fondi per supportare le numerose iniziative dell'associazione a favore degli ammalati di cancro. La prima edizione della Santiago in Rosa, che ha dato anche il nome all'evento, si è svolta nel 2011 e ha visto protagoniste alcune donne che a staffetta hanno percorso a piedi circa 800 km tra Roncisvalle e Santiago di Compostela. L'esperienza si è ripetuta con successo negli anni seguenti alla scoperta di luoghi sempre diversi in mountain bike. E dopo 7 anni l'ormai tradizionale evento ciclistico fa ritorno al Santuario Galiziano, ma con un nuovo percorso. E la prima novità è che torniamo da dove siamo, diciamo così, partiti, seguendo una rotta diversa da quella classica, seguendo la Via del Nord, che è anche la prima di cui si hanno testimonianze dirette, per cui diciamo la più antica. Saranno 850 chilometri partendo da Irun, che è sul confine franco-spagnolo, e poi attraversiamo tutta la costa fino ad arrivare a Santiago. Sono sempre 4 coppie, rispetto appunto all'anno scorso abbiamo coinvolto 3 donne che saranno accompagnate dai vari accompagnatori lungo le tappe del percorso. Poi avremo lo staff al seguito, in tutto si muoveranno 12-13 persone. Il tutto con un prologo che vedrà i ragazzi impegnati da qua, da Villa Walter Fontana, fino a Bergamo, agli ospedali riuniti di Bergamo, per i quali poi saranno raccolti i fondi di questa edizione. Il percorso sarà faticoso? Ma sicuramente molto mosso, il dislivello dovrebbe essere importante, poi sempre al netto degli eventuali errori di via, delle eventuali variazioni che gli atleti si troveranno a incontrare. Però sicuramente in 4 giorni, gli 850 km, dovremmo riuscire a coprirli tranquillamente anche in tappe ben frazionate lungo la giornata. È sempre un'esperienza molto bella quella che andremo a fare, soprattutto per il fine benefico al quale ci prestiamo per questa settimana, ogni anno a servizio di Cancro Primo Aiuto. Ti avevo già partecipato a Val di Dentro Assisi 2 anni fa in coppia con mia moglie, e nelle altre edizioni invece era accompagnatore, quindi supporto logistico ai ciclisti. Che cosa si aspetta da quella di quest'anno? Le piace il percorso? Beh, sicuramente il percorso è molto avvincente, è anche una bella sfida, credo, perché percorreranno dei paesaggi, dei posti molto belli, e questa è la cosa che mi prende di più, al di là del percorso, che sarà comunque complesso, complicato, anche per le altimetrie abbastanza nervose forse. Entusiasmo quindi per questa edizione, che partirà il 24 settembre con una pretappa da Capriano di Briosco all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove di fatto avrà inizio la manifestazione. Un luogo scelto non a caso dalla Ollus. Parte dei fondi raccolti verranno infatti destinati ad un importante progetto che Cancro Primo Aiuto sta portando avanti con l'ospedale bergamasco. Il progetto che Cancro Primo Aiuto ha predisposto per quest'anno e che ci aiuta è particolarmente significativo, è in rosa perché praticamente ci aiuta ad aggiornare la IORT, che è una particolare macchina che permette di fare la radioterapia durante l'intervento chirurgico, quindi evitando poi alla donna di tornare per settimane o cicli dopo l'intervento chirurgico. Non tutte le donne possono fare questo, ma la possibilità di avere questa strumentazione e questa apparecchiatura dà un'altra e un'ulteriore possibilità per vincere questa malattia. Santiago in Rosa è partito tanti anni fa con delle donne, è molto bello che quest'anno parta da Bergamo su un progetto che vede Cancro Primo Aiuto al nostro fianco, proprio per cercare di sconfiggere una malattia che colpisce le donne. Cancro Primo Aiuto è sempre vicino a noi, il progetto Parru, che è iniziato da noi tanti anni fa. L'ospedale di Bergamo è un ospedale che ha una particolare attenzione per la mamma e per il bambino, e quindi questa manifestazione, che mi vedeva coinvolto nella prima manifestazione nel 2011, io c'ero a Santiago la prima volta, quindi per me è molto importante, per me l'ospedale e per tutti quelli che lavorano, esserci quest'anno e essere i protagonisti facendo partire questa bellissima opportunità da Bergamo. Siamo affezionati a questo evento, che per noi vuol dire portare la conoscenza dell'associazione
sul territorio e farne anche un elemento sportivo piacevole. Un appuntamento che mette in luce tutto quello che è l'oncologia al femminile, sicuramente importante perché anche con questo evento noi riusciamo ad essere capaci di raccogliere dei fondi destinandoli appunto a quello che è il mondo dell'oncologia specifico per la donna. Tanti gli sponsor che aderiscono alla manifestazione, a cominciare dai due main sponsor, ovvero Atala, leader nel mercato delle due ruote, che mette a disposizione le mountain bike per l'impresa, e il gruppo Auto Torino, vicino a Cancro Primo Aiuto e molte iniziative. Ma anche tante altre aziende supporteranno la Santiago in Rosa, ad esempio tramite la sponsorizzazione delle biciclette. Raccogliamo sempre parecchi sponsor, quest'anno penso ancora più degli anni scorsi, quindi anche la soddisfazione nel vedere che i nostri soci o le aziende che ci sono vicine seguono Cancro Primo Aiuto anche in questa occasione. Penso che sarà una cosa che dovremo continuare nei prossimi anni e fare sempre con massima soddisfazione e spirito di iniziativa. È un onore per noi poter appartenere alla famiglia di Cancro Primo Aiuto. È un onore perché consideriamo Cancro Primo Aiuto una delle onlus veramente serie e concrete. È da anni che lo facciamo e spero che potremo farlo in futuro finché potremo. In questo ambito diciamo che lo sport è salute e di conseguenza credo assolutamente che sport e aiuto in tutti i sensi sia efficace.